Antonio Di Rocco, nascono i dipartimenti all'interno della Lega di Formia, sicuramente la realtà politicamente tra le più numerose della provincia di Latina. Naturalmente una iniziativa per sostenere anche dar man forte al vostro gruppo consigliare, ma soprattutto è una dimostrazione, viene dato atto anche il vostro segretario provinciale Matteo Dinolfi e anche gli altri intervenuti a questa conferenza stampa, di una Lega sempre più presente, più capillare sul territorio di Formia, ma direi dell'intero Golfo. Sì, la richiesta di questi dipartimenti con cui abbiamo formato oggi nasce dall'esigenza di partecipazione che tanti cittadini e tanti amici vecchi e nuovi ci hanno chiesto. Per questo motivo abbiamo deciso di dare una responsabilità ad ognuno di loro. Questo schema di partenza, che vede oggi 20 dipartimenti, è solo uno schema di, come dicevo, di partenza, quindi da qui partiamo. Ci sono tante altre richieste di ingressi che noi volta per volta stiamo valutando, quindi stiamo iniziando a prepararci, perché dopo un anno di amministrazione comunale, insomma, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi stiamo per preparare un'alternativa, lo dobbiamo fare essendo prima noi capaci e tutti i nostri amici di che cosa dobbiamo andare incontro. Per questo già dai prossimi giorni partiranno anche dei colloqui e degli incontri anche con altre forze politiche che si vedono alternativi all'amministrazione Villa e che vogliono costruire un'alternativa per far decollare finalmente la nostra città, ferma ormai da troppo tempo. Ecco, la Lega sta dando delle risposte anche sotto l'aspetto sociologico un po' antitetiche rispetto al normale. Cioè la Lega che aggrega mentre gli altri praticamente si contano sulle dita di una mano, e voi addirittura dite: questa è una sede che può ospitare anche altri servizi a favore della città, a favore del territorio. Ma noi siamo estremamente, così come ci insegna Matteo Salvini, siamo estremamente radicati sul territorio. Senza sede, senza una casa, non è possibile fare una famiglia, e per noi questo è il senso di questa sede, che non nascondiamo, ci sono delle difficoltà per cercare di tenerla aperta, e quindi ognuno di noi fa dei sacrifici perché non abbiamo incarico, non abbiamo nulla, ma nonostante questo siamo consapevoli che questa è la strada giusta, perché così è possibile mettere insieme il meglio che c'è a Formia e per cercare di dare, come dicevo prima, un'alternativa a questa amministrazione. Matteo Dinolfi, quando incontra voi, non ha più altri aggettivi per qualificare e soprattutto commentare la vostra azione politica. La cosa naturalmente vi lusinga, ma vi dà anche qualche onere, qualche responsabilità in più. Con Matteo Dinolfi ci siamo conosciuti un anno fa e ci siamo capiti al volo, perché anche lui viene da una politica di quella fatta dal territorio, di incontro quotidiano con i cittadini, quindi noi, così come sono state, così come ci ha dato le direttive, ci siamo messi subito a lavorare e lo stiamo facendo, sperando di dare il massimo contributo possibile a questa campagna elettorale per le europee e poi subito dopo per quello che riusciamo a fare per la nostra città. Matteo Dinolfi, candidato per un posto a Strasburgo, tu ci hai creduto in questo progetto in tempi non sospetti, sei stato candidato, poi eletto al Consiglio Comunale di Latina nel 2016. La tua elezione è stata un po' una sorta di stimolo perché il movimento si affermasse negli altri 32 comuni della provincia. Diciamo che abbiamo iniziato da Latina, ma adesso si è diffusa in tutti i comuni della provincia. Ci stanno chiamando ovunque, abbiamo coordinamenti e consiglieri in tutti i comuni della provincia. Formia è diventato veramente però una punta di diamante per tutto il sud della provincia, perché abbiamo dei dirigenti veramente validi con capacità e competenze. E soprattutto questa scelta di candidarmi all'Europea non è mia sicuramente, non è di Salvini, perché l'ho presa su indicazione, ma è partita dalla base, cioè da tutti i coordinatori della provincia, dei consiglieri comunali che hanno proprio chiesto esplicitamente che il territorio fosse rappresentato da uno di loro. Io faccio attività politica a tempo pieno, senza retribuzione, sono un insegnante, quindi lavoro regolarmente, e la base ha chiesto di dare questa possibilità alla provincia di avere per la prima volta un numero deputato della Lega. Io ho accolto questa sfida e l'abbiamo accolta tutti insieme, Matteo Salvini ci ha accolto questa richiesta e adesso tutto il territorio si deve battere affinché un esponente della provincia vada in Europa, accompagnato da altri esponenti che sono molto validi. Quest'oggi c'è qui con me la dottoressa Reggimenti, che è una validissima dottoressa di Roma, che sarà sicuramente un valido supporto, perché si occupa della salute e della sanità, e a noi in provincia di Latina è uno dei problemi rilevanti, cioè la salute è la prima cosa. Come commenti la nascita di questi dipartimenti all'interno della Lega, che sicuramente dovranno sostenere ulteriormente l'azione del gruppo consigliare?
questo dimostra il radicamento dei nostri nomi sul territorio e la specializzazione che stanno assumendo. Ogni dipartimento ha un suo responsabile che è un tecnico che viene da quel settore, e in questo settore del turismo, dell'agricoltura, dell'industria, della salute, ribadisco, della viabilità, dei trasporti, abbiamo su ogni dipartimento una persona veramente capace che sta aggregando altre persone, e quindi ci sarà una serie di dipartimenti che riguarderanno tutte le materie. Gli uomini della Lega devono essere innanzitutto preparati e poi a disposizione delle persone. La Lega nasce dal popolo, nasce dal territorio e rimarrà sempre nel territorio. Dottoressa Luisa Reggimenti, noi quanto l'abbiamo visto ci siamo posti il problema: che ci fa una brillante medico legale in una conferenza stampa della Lega? Lei ha detto: io sono qui per contribuire a dare delle risposte a questo territorio che ne attende diverse e tante, da Illo Tempre e soprattutto su un problema a lei molto caro, che è appunto quello della sanità. Sì, io da circa un anno mi occupo in regione del Dipartimento Sanità, ho avviato un tavolo tecnico dove lavorano tutti gli esperti che forniscono ai responsabili regionali, ai nostri rappresentanti, non solo problemi ma soprattutto soluzioni per evitare che la sanità vada sempre peggio. E qui a Formia la situazione non è diversa da tutto il Lazio, avete un problema grossissimo con questo ospedale e insieme a Matteo Di Nolfi vogliamo portare la sanità locale a livelli accettabili e almeno a livelli europei. E per fare questo abbiamo bisogno di andare in Europa a far sentire la nostra voce, e con Matteo Salvini, con il suo slogan "Più Italia in Europa", vogliamo semplicemente dire che in Europa ci vogliamo, non abbiamo nessuna intenzione di andarcene, ma abbiamo intenzione di restarci a testa alta. Ecco perché il nostro leader ha scelto persone appunto che hanno preparazione politica e hanno, diciamo, esperienza, ma soprattutto la competenza necessaria per affrontare le tematiche europee, che sono di una certa complessità e che presuppongono la presentazione di progetti completi per riportare nel Lazio quelle che sono le risorse economiche che nella nostra regione non arrivano più per incapacità dei nostri amministratori regionali, che non sono in grado di scrivere progetti idonei per far avere risorse alla nostra regione, risorse delle quali ha estremamente bisogno. Matteo appunto mi segnalava il fatto che qui ci sono infrastrutture vecchie da 50 anni e quindi la salute e la vita dei cittadini è costantemente in pericolo. Non si tratta qui di curare il raffreddore o il mal di gola.